Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, nuovo video. Come leggete dal titolo, volevo parlare, sperando in breve, diciamo, non truffa, perché sì, è anche un po' truffa, però vorrei parlare di Instagram, per chi ce l'ha e per chi segue le persone. Per cui volevo comunicarvi, diciamo, di stare attenti a una semplice cosa che ho notato e ho fatto delle clip che ovviamente ve le metterò qua intanto che io vi parlo e volevo parlare di Instagram, di truffe. Io dico truffe, truffa, perché sinceramente c'è gente che ruba foto e profili per far finta di essere, ad esempio, me, in poche parole, non so se avete capito, però vorrei parlare di questa cosa qua perché ho notato che Instagram non è un controllato, neanche almeno YouTube è controllato. Se ti prendono i profili, se ti rubano i video che fai e li mettono su un altro canale e fanno finta, ad esempio, di cambiare nome, però mettono i miei video su un altro canale, comunque YouTube è controllato e ha il bloccaggio o ti segnalano almeno, credo, poi non lo so. Invece su Instagram è diverso, non c'è una segnalazione, dovresti farla te. Allora, io parlo per chi ha Instagram, per chi ovviamente segue le persone, eccetera. Una cosa. Prima di tutto dovete stare attenti perché, ad esempio, io che metto le foto su Instagram, che mi mostro io proprio la faccia, eccetera, ogni tanto metto anche i miei animali o quello che faccio in giro, comunque mi potrebbero rubare le foto. Perché cosa fanno le persone? Ti seguono, schiacciano segui, a meno che non hai un profilo privato, però possono anche farlo, in senso che fanno finta di non essere un'altra persona, ti seguono sul profilo, ti rubano le foto che tu hai nel profilo, perché è facile, non è che ci vuole una fantascienza, si creano un profilo e mettono le vostre foto rubate nell'altro profilo, uno per guadagnarci, perché su Instagram guadagni quando hai tanti follower, per cui puoi arrivare a quello. E le persone fanno così, per avere tanti follower, per lavorare nelle aziende, cosa fanno? Fanno finta di essere te. Non so se sono chiara. E io l'ho notato perché mi arrivano tantissime richieste, specialmente di ragazze, no? Che hanno fatto stranamente un profilo da poco e hanno pochi follower, pochi segui, poche foto, no? Delle stesse ragazze. Io adesso vi metto una clip qua, così almeno lo capite. Queste che vedete in questo video, sono tante persone, tante ragazze che mi hanno chiesto il segui e mi hanno chiesto, che vogliono vedere il mio profilo. Il mio profilo è privato, per cui se io non accetto la richiesta del segui, tu non puoi vedere il mio profilo. E dato che è privato, che per fortuna ho deciso di metterlo privato, perché appunto qua rubano foto e video ovunque, anche su YouTube o su Facebook, per far credere che sei tu, ma anche su altri siti, perché tu puoi anche trovarti su un sito di incontri, come ho fatto con me, che io mi hanno avvisato delle persone che mi seguono su YouTube dicendo che guarda che ci sono le tue foto sugli incontri, sui siti di incontri, no? Su dove cerchi praticamente coppia, fidanzato. Io lì sono rimasta proprio allibita. Mi hanno rubato due o tre foto facendo finta di essere me, ma hanno inventato un nuovo nome, per cui c'è scritto Giulia e non è il mio nome, perché ovviamente anche lì, come avevo già detto negli altri video, non dico come mi chiamo e tantomeno non dico il mio vero nome per questo fatto, perché possono anche rubarti il nome, rubarti il cognome, metterlo su questo sito, ad esempio, di incontri, farti
far credere che sei tu, e poi non so che cosa succede perché giustamente non lo so, però ho scoperto che sul sito di incontri ci sono io, con un nome diverso che c'è scritto Giulia, un'età diversa perché ovviamente certe volte sì, dico la mia età, ma forse su Instagram l'ho detto, o forse mi sembra di sì, su YouTube forse no, non mi ricordo. E cosa fanno? Hanno messo la mia età sui 25 anni, che io non ho 25 anni, e hanno messo nome falso, che appunto non è il mio, e gli anni che non sono quelli veri. Però le mie foto le hanno rubate e le hanno messe su questo sito incontri. Dato che io non volevo che lo facevano anche con Instagram, almeno spero che non l'hanno fatto, però prima o poi mi accorgerò, io ho messo il profilo privato su Instagram, per cui se volete seguirmi, cioè seguitemi. Però io guardo prima i vostri profili per chi mi segue prima, perché così almeno posso vedere, ma che poi si nota subito perché sulla clip che vi ho messo lo notate dalle foto, quante foto ci sono, lo notate dai follower, quando schiacciate follower vedete i follower se sono vere e lo notate del profilo. Per cui se mettono una storia, tipo un bloccaggio di una storia che fa finta che c'è, cioè quella ragazza, o tantomeno guardate le foto e nelle foto ci sono quei 5 mi piace e non c'è neanche un commento, vuol dire che è un fake, che queste ragazze che vogliono seguirmi praticamente sono false e la gente in cui che questa che crea che crea i profili hanno rubato tutte queste foto delle altre ragazze per far credere appunto che sono loro. Non so se mi spiego, se avete capito, io spero di sì. Se per caso quelli che guardano questo video, cioè quelle ragazze che guardano questo video e si sono accorte che in questa clip ci siete voi, che però non avete fatto veramente quel profilo, ma ne avete un altro vero, scrivetemi, contattatemi qui sotto, perché così almeno possiamo. Almeno io ho eliminato ovviamente le richieste perché so che questi profili non sono veri e ce ne sono altri anche peggio. Se riesco e li trovo vi metto le foto, se riesco. Anche perché, appunto, voi dovete solo mandare un messaggio a questo profilo o a questi profili che chiedono la richiesta con scritto nuovo profilo appena fatto, creato. Basta solo scrivere un messaggio a queste persone. E tu lo vedi anche dal messaggio. Io infatti ho scritto i messaggi a queste persone, chi sei, eccetera. Se riesco, che ho fatto, mi sembra che ho messo le foto, se riesco ve le metto qua, se meno capite. Non ho avuto una risposta da tanti giorni e per chi mi rispondeva, che diceva sì, sono Pinco Pallino, sono abituato a, ne so, un paese strano, forse vi metto anche qua qualche conversazione. Comunque, intanto che parlo, vi metto tutto quello che per capire, così almeno, perché ci sono anche quelle persone che appunto tu pensi che ha tanti follower, però tu quando poi gli scrivi e gli dici come hai fatto a vedere il mio profilo, a seguirmi. Loro poi ti dicono, l'ho trovato, non è per te, quella su giù, che poi non è vero, perché queste persone, anche se ti scrivono, lo noti da come ti scrivono, cosa fanno? Prendono foto, video, tutto quello che hai nel profilo e poi spariscono, bloccano il canale, infatti comunque nelle foto adesso ve le metto, quando io ho scritto le cose, loro hanno bloccato quei profili e quei profili poi c'è scritto utente non trovato, perché erano profili falsi di persone che loro mi possono prendere le mie foto e i miei video per ovviamente guadagnarci, perché puoi farlo e puoi guadagnarci. E questo era un esempio, credo che si capisce, e sia nelle foto che nei video, ma cioè, spero che avete capito quello che vi sto dicendo. State attenti, mi raccomando. Perché io ho notato che anche quando fai le storie, comunque le persone che
ti controllano dove sei, se sei in giro, ti controllano dove abiti. Per cui state attenti di quello che mostrate. Se mostrate dove abitate, mi raccomando, non fatelo, perché anch'io non lo sto facendo, e perché poi potete trovarvi una sorpresa come altre persone, che è successo. Per cui state attenti a quello che mostrate, a quello che fate vedere. Infatti io mi sto annoiando. Prima pubblicavo molto su Instagram, adesso sto pubblicando talmente poco che vedete una, due, tre, forse quattro storie nel weekend, invece in settimana no, perché appunto ho paura che succeda di nuovo, che mi rubano foto, mi rubano video, poi mi controllano se sono a casa, se sono usciti, capito? E per cui state attenti. Questo ovviamente è anche un video per farvi capire e stare attenti, sia su Instagram, ma può essere anche YouTube, può essere tutti i social, o specialmente TikTok. Per cui io adesso posso parlare anche per quelli piccoli, meno di 18 anni, che potrebbero vedere anche i video, in generale, comunque, perché ci sono queste cose qua e non so chi si è accorto, non so se vi siete accorti. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti se anche a voi è successa sta cosa. Sia su, ovviamente, profili fake su Instagram che vi chiedono la richiesta d'amicizia, e sia su, mi sembra, su altri social. Comunque, io ho, come vi ho fatto vedere prima, ho le prove, messaggi, profili, di tutto di più, e lo vedi, lo noti. Infatti mi sto annoiando su Instagram, anche su altri social, perché sinceramente non c'è un controllo, ti rubano tutto, cioè tu non puoi fare niente, perché anche io ho fatto tante segnalazioni, ad esempio sul sito dei incontri, ma non c'è stato verso. Perché alla fine devono essere tante persone che ti segnalano le foto, e cosa fai? Io ovviamente non posso dire alle persone se per favore potete segnalare queste foto mie che mi hanno rubato, anche perché molte persone non lo fanno, si fanno i cazzi propri. Scusate la parola, spero che non mi bannano solo per questa parola. Però le storie su Instagram di quello che pubblichi e tutte le cose varie, però lì te le guardano, per cui cavoli propri, spero che si può dire, li fanno. Invece quando c'è proprio da aiutare una persona anche sui social non lo fanno, ed è lì è proprio brutto, perché se io ti chiedo per favore segnalami questa foto che sono io e che me l'hanno rubata, e tu non lo fai, cioè sei proprio una brutta persona, per non dire altro. E tantomeno, cioè, le mie storie le guardi, guardi quello che faccio, però non te ne frega di segnalare le mie foto. Cioè, capite cosa intendo? Per cui anche questa cosa non è che sia tanto bella, sinceramente. Non lo so, fatemi sapere, appunto, se avete anche voi questi problemi. Se vi è successo, più che altro, scrivetemelo qui sotto. Mi raccomando, ci sono anche tante truffe, che è successo anche a una mia amica su YouTube. Mi sembra, ricette risate in pochi minuti, che gli hanno rubato il profilo, perché giustamente, come ho detto anche tutto in questo video, può succedere anche questo. Che loro ti mandano la richiesta, cioè, che più che altro di richiesta è un segui. Se non hai un profilo privato, ti seguono e loro rubano tutte le foto, riescono a rubarti anche il profilo, e poi dopo, con tutti i follower che hai, tutte le persone che ti seguono, ad esempio, lei gli hanno rubato il profilo con tanti follower che aveva, credo per questo ragazzo qua straniero, per guadagnarci, in poche parole, gliel'ha rubato. Lei ha provato a segnalare, a chiedere a tutti, ma mi sembra che poi alla fine non è riuscita, o no, ha segnalato il profilo suo, ma non è riuscita a segnalare, almeno adesso non mi ricordo,
però comunque ha creato un altro profilo e ha perso tutto quello che aveva sull'altro vecchio e sinceramente è brutto perché appunto, cioè, chi te lo dice di andare a rubare i profili degli altri, tantomeno far credere che sei tu, che poi alla fine non è quella persona, ma è stato rubato appunto il profilo. Questo è quello che è successo anche appunto alla YouTuber che seguo quasi praticamente tutti i giorni. E niente, fatemi sapere voi e anche cosa ne pensate. Spero che queste cose si risolvano, perché è proprio brutto avere un sito dove ti trovi le tue foto o i tuoi video negli altri siti che tu non sei stata, cioè proprio, beh. Infatti, da adesso in poi io tutte le volte che creo un profilo, eccetera, metto sempre Real Official oppure Real, così almeno voi capite che sono io. Se per caso, appunto, ve lo dico qua in questo video, trovate le mie foto, i miei video su altri social che non sono veramente io, fatemelo sapere e io vi dico sì, sono io, oppure mi mandate un messaggio in quel sito, dite ma sei veramente te? E io vi rispondo sì o no. Se per caso. Che no, però neanche così funziona perché possono dire sì, ma in realtà non, cioè, non sono io, no? Per cui scrivetemelo su Instagram, sul mio vero Instagram, che è ale.realofficial qualcosa, ma ve lo lascio qui. Scrivetemi su Instagram in privato se per caso avete visto qualche foto mie o qualche video in giro su altri social. Non le ho messe io, però. Per sicurezza scrivetemi in privato, ditemelo, così almeno io poi vi dico sì, sono io o no, non sono io. Così almeno mi segnalate, mi fate un favore, perché cioè, trovarmi delle persone che poi mi mandano messaggi con scritto e ti ho visto in un sito incontri, so che stai cercando un fidanzato, eccetera. No, proprio no. Non sono io, cioè segnalate quelle foto perché io sito incontri non sono io, perché non le ho. Gli unici social che ho, Instagram, YouTube, che sono questi canali qua che vi metto sempre, e TikTok, se non sbaglio, che vi lascio sempre giù il link. E basta, solo questi. Tutti gli altri non sono io, se per caso trovate appunto le foto e i video, non sono io. Mi raccomando, perché mi aiutate molto se lo fate. E comunque, cioè, scrivetemi sotto qua nei commenti se volete, se no anche in privato se volete un consiglio, qualcosa, un aiuto, scrivetemi perché così almeno, diciamo, parliamo e possiamo anche aiutarci in poche parole. Detto questo, io finisco qua di parlare. Perché oltre che è durato tanto il video, spero che mi sono fatta capire, spero che si è capito quello che volevo dire e spero che ho aiutato le persone che hanno Instagram e altri social di stare attenti. Questo era anche il messaggio. Per cui, detto questo, noi ci vediamo al prossimo video e niente. Sì, al prossimo video. Forse meglio, forse volevo dire qualcosa, però mi è sfuggita, allora ho detto vabbè, lasciamo perdere. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.